si va ad Elbaf. Il capitolo 1123 di One Piece ci ha fatto capire che Vegapunk era molto più informato del dovuto, ma soprattutto che ha avuto un'incredibile fortuna. Abbiamo assistito ad un flashback molto importante sulla preparazione di tutto il piano gigantesco di Vegapunk e che ormai Mugiwara siano diretti verso Elbaf, l'isola dei giganti che Usopp tanto desiderava vedere. Ma prima di parlarne vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e a lasciarmi un commentino su questo capitolo. Vi ringrazio di cuore per il supporto che mi date, ma ora parliamo del capitolo 1123. L'argomento principale del capitolo è uno solo, ovvero tutta la scoperta di Vegapunk ed il piano per aiutare il mondo. Bisogna essere sinceri, serviva vedere questo retroscena per molti motivi. Durante la saga di Egghead abbiamo visto un Vegapunk non troppo preoccupato di quello che stava succedendo e sembrava troppo strano che si fosse messo davanti a Saturn in cerca della morte. In più sembrava strano sia che York non avesse notato i comportamenti strani da parte di Stella o chiunque altro ci fosse in mezzo, ma anche che nessuno avesse notato le cose fatte da York, dato che tutte le informazioni durante la giornata venivano condivise tra di loro. Ora sicuramente questo quadro generale è diventato più chiaro e possiamo dirlo a squarciagola di quanta fortuna abbia avuto Vegapunk. Lui ha programmato molte cose, ma ovviamente non poteva immaginarsi che la fortuna l'avrebbe baciato con l'arrivo dei Mugiwara. Pensate a quello che sarebbe successo se Luffy, durante la scelta casuale della rotta, si fosse ritrovato ad Elbaf da Shanks o a Whinner contro Barbanera. In questa maniera la storia sarebbe cambiata totalmente e probabilmente Law e Kid non sarebbero sopravvissuti ad un Buster Call o alla furia di Saturn. In tutto questo il capitolo mi ha reso tanto felice in due momenti diversi. Il primo è Luffy che ringrazia Emmett. Ovviamente tutto il simbolismo che c'è dietro questo gesto è toccante, soprattutto dopo aver visto quel flashback con Joy Boy. L'altro è Vegapunk che augura ai Mugiwara di trovare One Piece. Sarà una cazzata mia, ma anche questo gesto conta davvero molto. Trovare One Piece, come ho detto qualche video fa, non è solamente trovare un tesoro, ma capire al meglio tutto quello che ci sta dietro questo mondo crudele, e se a trovarlo fossero i Mugiwara, tutto quel sapere sarebbe in buonissime mani. Infine rimane solo una cosa da dire: non vedo l'ora di vedere My Boy Usopp ad Elbaf. L'ultima pagina ci offre un assaggio di quello che sarà la meravigliosa Elbaf per Usopp. Sicuramente non bisogna cantar vittoria già adesso, dato che potrebbe succedere di tutto, e vi voglio ricordare che Wano, nelle nostre teste, doveva essere una saga importante per Zoro, ma alla fin fine non lo è stata. Qua sembra che lo stesso Oda ci voglia dare quella spinta in più per vedere una saga incentrata prevalentemente su Usopp, e spero davvero che Oda anche in questa saga non ci voglia deludere. Terminiamo anche oggi e vi aspetto settimana prossima per tanti altri contenuti, ma ora tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo capitolo e alla prossima!